In questo tutorial andremo a vedere come realizzare un modello tridimensionale e successivamente, importandolo in Revit attraverso il plugin JoBIM, accenneremo ad una modellazione un pochettino più complessa in Revit di forme non regolari. Per il tutorial di oggi ci serve esclusivamente la nuvola densa di punti. Per importarla in Revit, clicchiamo su Utilities, BIM Revit Integration e selezioniamo una delle nuvole di punti. In precedenza avevo semplificato la nuvola densa di punti a 2 milioni di punti per riuscirla a gestire meglio in Revit. Il programma ci informa che il link della nuvola densa di punti in Revit rimarrà attiva finché il programma sarà aperto e diciamo ok. Adesso siamo pronti a passare all'interno di Revit. Scegliamo per prima cosa un modello architettonico e per iniziare bisogna segnare, le unità del disegno cliccando da tastiera UN e come lunghezza si può inserire i metri. Ok e ok. Andando nel pannello Add-ins e cliccando su Import, il plugin sincronizzerà la nuvola densa di punti da Zephyr in Revit. Una volta importata, si può vedere la nuvola densa di punti sezionata in pianta. E andando su un prospetto, su uno dei prospetti laterali, è possibile impostare i piani di lavoro che ci serviranno successivamente per la modellazione. Per far ciò, andare su Architecture e Livello. Il livello ci permetterà, come detto, di segnare il livello di partenza sul quale noi andiamo a disegnare. Quindi, andando su le piante, sul livello 3, possiamo vedere la sezione generata un metro sopra il livello di imposta su cui noi andremo a disegnare. Per disegnare degli oggetti che non sono predefiniti in Revit, come muri, porte e così via, bisogna creare un componente locale. Quindi Revit ci chiede il tipo di modello che andiamo a creare, perché Revit, essendo un programma BIM, ad ogni geometria gli associa dei parametri e in questo caso ci chiede se è un tetto, un muro e così via. In questo caso noi creeremo un modello generico. Lo chiamiamo colonna. Ed in questo momento riusciamo a modellare degli elementi non uniformi attraverso i comandi di estrusione, unione, rivoluzione, estrusione su percorso ed unione su percorso, mentre se vogliamo creare dei vuoti ci sono gli stessi comandi, è solo per i vuoti. Quindi, per iniziare a fare un piccolo esempio veloce, proviamo a fare il fusto della nostra colonna andando su estrusione. Quindi per prima cosa bisognerà creare un cerchio. Perfetto. E terminando il nostro modello, come altezza di default è 25 centimetri, che in questo caso non va bene. Quindi per verificare l'altezza si può andare sia in vista 3D, cliccando View 3D Default. E orbitando si può vedere la piccola colonna che abbiamo appena generato. Quindi, selezionando le maniglie, è possibile alzarla fino a dove desiderato. E questa qui è la nostra colonna, il nostro fusto di colonna. Ovviamente, per essere più precisi, si può andare anche nelle viste laterali che abbiamo impostato prima ed alzarla fino a
all'imposta delle modanature che poi si andranno ad innestare nel basamento. In questa maniera, attraverso poi i comandi di rivoluzione, di estrusione e di unione, sarà possibile creare e ridisegnare tutto un modello non uniforme all'interno di Revit.